Quale città, identità, dimensioni, bellezze e diritti di cittadinanza? L'evento che si svolgerà il 23 luglio all'Aurum di Pescara, presentato all'officina del senatore Luciano D'Alfonso. Uno spazio, è stato detto, identitario e storico della città, l'Aurum, che sarà il luogo di un incontro in cui si discuterà di una carta di Pescara sulla città. 60 autorevoli voci, dal presidente del Senato Casellati ai ministri Colao e Franco, ancora sindaci, assessori, architetti, urbanisti, intellettuali, docenti universitari, teologi, giuristi e giornalisti. Marco Presutti, Fondazione Europa Prossima. Dopo la pandemia, con cui stiamo ancora confrontandoci nella speranza di superare tutto il prima possibile, è necessario tornare a riflettere sulla città. Il titolo di questo grande evento è appunto "Quale città?". Riflettendo su come la città deve riorganizzarsi per rispondere ai bisogni nuovi che hanno i cittadini. Quale deve essere l'identità della città? Perché abbiamo visto che si è creato il problema dello spazio, il problema dei rapporti, il problema delle funzioni. E allora abbiamo pensato di creare un grande evento in collaborazione con l'università, con le riviste, con architetti, con intellettuali, con docenti universitari, con altissime personalità delle istituzioni, la Presidente del Senato, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, tantissime appunto personalità del mondo istituzionale, per ragionare appunto su cosa sia necessario fare per assicurare le nuove funzioni alle città. La città è sempre di più la forma principale in cui vive l'uomo, ma ne abbiamo conosciuto nuovi limiti. Nuovi limiti per noi significano anche nuove opportunità su cui bisogna confrontarsi, cioè bisogna far allenare il pensiero, perché questo è un momento non solo di spendere risorse, ma è anche e soprattutto un momento per pensare a nuove norme, a nuove forme organizzative che sappiano precorrere le esigenze, perché poi una delle finalità delle classi dirigenti non è solo quello di rispondere oggi per oggi ai bisogni che i cittadini hanno, ma anche auspicabilmente nel confronto con coloro che ragionano, che riflettono, che sanno intuire a quelli che saranno i bisogni di domani.